Misure di sicurezza eccezionali oggi a Parigi per la grande manifestazione contro il terrorismo, attese 1 milione di persone con la partecipazione dei maggiori leader europei, compreso il presidente del Consiglio Renzi. Ci saranno anche il premier israeliano Netanyahu e il presidente palestinese Abu Mazen, diretta sulla 7 dopo il TG Cronache. E in Francia anche ieri è stata una giornata ad altissima tensione, manifestazioni antiterrorismo in molte città e a Parigi è psicosi, attentati con decine di falsi allarmi. Intanto è sempre più giallo intorno ad Hayat Boumediene, la compagna di Amédi Coulibaly. Non era con lui nel supermercato Kosher e sarebbe in Siria da giorni. Orrore senza fine in Nigeria, una bambina di 10 anni usata dagli integralisti islamici di Boko Haram ha fatto strage in un affollato mercato nel nord-est del paese africano. Il bilancio è di 20 morti, con tutta probabilità l'ordigno che nascondeva è stato azionato a distanza. È morto a 92 anni il regista Francesco Rosi, uno dei maggiori protagonisti del cinema di impegno civile italiano. Aveva letteralmente inventato il genere del film inchiesta a partire dalle Mani sulla città, il suo capolavoro. Nei miei film, aveva detto, parlo del potere per coinvolgere e far riflettere lo spettatore. È una domenica ad alta quota, quella che propone la 18ª giornata di campionato. Si sfidano le prime 4 in classifica. Roma in un olimpico blindato va in scena il derby e stasera al San Paolo c'è Napoli-Juventus. L'Inter ospita il Genoa. Finiscono 1-1 gli anticipi Torino-Milan e Sassuolo-Udinese. Buongiorno e buona domenica da questa prima edizione del telegiornale della 7. Oggi in Francia dunque sarà la giornata della grande manifestazione contro il terrorismo. Centinaia di migliaia di persone sfileranno nella capitale da Place de la République a Place de la Nation, a poche centinaia di metri dal supermercato dove giovedì sono stati uccisi 4 ostaggi. Ci saranno i maggiori leader europei, alcuni capi di Stato, presenti anche il premier israeliano Netanyahu e il presidente palestinese Abu Mazen. Stato di massima allerta. Oggi sarà una giornata difficile per le forze dell'ordine francesi. La grande marcia repubblicana porterà in piazza un numero impressionante di persone, talmente impressionante che in molti si sono chiesti e hanno chiesto tramite social network di annullare la manifestazione. Facile, troppo facile il bersaglio per qualche testa calda con cattive intenzioni. Per questo il gabinetto di crisi presieduto da Hollande ieri ha deliberato di innalzare oltre il massimo grado il piano Vigipirate relativo alla sicurezza nazionale e deciso di mandare in piazza altri 1.350 militari. In una città dove il suono delle sirene è diventato usuale, in un paese dove ieri molte altre marce hanno riempito strade e piazze, quella di oggi sarà la giornata dell'elaborazione del lutto nazionale. Ed è qui, in Place de la République, cuore laico della Francia, punto di partenza di tutte le manifestazioni, luogo dove da mercoledì con fiori, vignette, candele e matite si ricordano le vittime dell'insensato massacro che sono attese tra poche ore almeno 700.000 persone. Una folla imponente da far tremare chi dovrà proteggerla, anche perché in mezzo ci saranno tutti insieme Hollande e Sarkozy, il governo francese, David Cameron e Matteo Renzi, Netanyahu e Juncker, Angela Merkel, i reali di Giordania, Poroshenko. La risposta di chi sta con Charlie, ma anche con gli ebrei, i poliziotti, Ahmed trucidato in strada e il portiere dello stabile della redazione di Charlie Hebdo, ucciso dai fratelli Kouachi. Oggi è il giorno dell'orgoglio e le polemiche sulle falle della sicurezza dell'intelligence, che insieme hanno clamorosamente ignorato gli allarmi, sono rimandate a domani. E la 7, come abbiamo detto già nei titoli, dedicherà uno speciale, un ampio speciale alla marcia di Parigi, oggi subito dopo il TG Cronache a partire dalle 14.35. Intanto la Francia deve fare i conti con un'altra giornata ad altissima tensione, decine di falsi allarmi a Parigi, mentre si infittisce il giallo sulla compagna di Amédi Coulibaly, il killer del supermercato. Avrebbe lasciato la Francia da giorni e si troverebbe adesso in Siria. L'allarme resta, anzi se vogliamo si innalza. In attesa dei cortei del pomeriggio ci saranno migliaia di poliziotti, decine di cecchini, agenti speciali e quant'altro, come è ovvio, perché oltre l'ordinario c'è un'ultima informativa del Ministero dell'Interno francese che esplicitamente recita: cellule terroriste dormienti potrebbero essersi attivate nelle ultime 24 ore. Agli uomini delle forze dell'ordine tra l'altro è stato chiesto di cancellare i loro profili sui social network e di girare sempre armati dopo il servizio. Nel frattempo
frattempo gli investigatori sono al lavoro per mettere insieme i pezzi di questa vicenda, dall'assalto a Charlie Hebdo sino all'epilogo dell'assedio all'Hypercacher, obiettivo ebraico che, come racconta lo stesso Koulibaly in un audio diffuso, in realtà doveva essere un altro, l'asilo infantile ebraico di Montrouge, obiettivo mancato per via dello scontro armato con la polizia in cui è morta l'8 gennaio un agente della stradale. Koulibaly in ogni caso sembra emergere sempre più come figura centrale nel sodalizio con i fratelli Kouachi, capitolo Hayat Boumediene, la donna di Hamedi Koulibaly. Secondo i servizi turchi, gli ultimi ad averla vista, la donna dal 2 gennaio scorso sarebbe in Siria, raggiunta appunto dalla Turchia, proveniente dalla Spagna, quindi sarebbe estranea alle azioni. Le domande su chi sia realmente la Boumediene stanno aumentando. Dicevamo del lavoro investigativo coordinato dal Ministero dell'Interno, appurato che il gruppo di terroristi fosse noto e controllato, ci si chiede perché da 6 mesi la sorveglianza fosse stata interrotta, questo per stessa ammissione dei servizi di intelligence, che oramai li consideravano figure a basso rischio. Quel che è certo è che tra i 4 nei mesi scorsi ci sarebbero stati almeno 500 contatti telefonici, e ci sono poi dettagli che vengono fuori dalle varie testimonianze, come quella del proprietario della stamperia che dice: ho offerto ai fratelli Kouachi un caffè, non sono mai stati violenti, non mi sono mai sentito in pericolo. O come quelle di chi era all'interno del market kosher. Koulibaly racconta: un uomo è entrato con 2 mitra in mano, un coltello ed una pistola, abbandonata poco dopo essersi inceppata. E un nuovo terribile attentato di matrice islamista sconvolge la Nigeria. La matrice è quella di Boko Haram. Una bambina viene fatta esplodere in un mercato, provocando 20 vittime e numerosi feriti. La piccola aveva un ordigno che sarebbe stato azionato a distanza. La follia di Boko Haram non ha confini, coinvolge tutti e, purtroppo, non risparmia neanche i bambini. È di ieri, infatti, l'ultimo vile attentato dei fondamentalisti islamici, del gruppo che da 4 anni terrorizza la Nigeria e che nel luglio scorso ha giurato fedeltà all'ISIS e all'autoproclamato califfo al Baghdadi. Almeno 20 morti e 18 feriti è il bilancio della strage al mercato di Maiduguri, capitale dello stato di Borno, nel nord-est del paese. Ancora più vile perché come kamikaze è stata utilizzata una bambina di 10 anni, molto probabilmente a sua insaputa. Potrebbe essere stata infatti di un'altra persona la mano che ha azionato il telecomando che l'ha fatta saltare in aria. Forse non sapeva neppure cosa le fosse stato messo addosso, ha detto il portavoce della polizia. Il nord-est della Nigeria, regione fondamentale per la terza economia dell'Africa subsahariana, crocevia commerciale e agricolo vitale anche per i paesi confinanti Camerun, Chad e Niger. È ormai per gran parte sotto il controllo dei tagliagole di Boko Haram, soprattutto dopo la conquista di 16 villaggi della zona e della città di Baka, rasa letteralmente al suolo nei giorni scorsi al prezzo di qualcosa come 2.000 vittime e una enorme quantità di profughi. Il bilancio della tragedia, tuttavia, non è ancora definitivo perché si spera che tra coloro che mancano all'appello qualcuno sia riuscito a fuggire oltre il confine. Intanto i miliziani fondamentalisti islamici danno l'assalto anche a Damaturo, capitale del confinante stato di Yobe. Il tutto a circa un mese dalle elezioni legislative e presidenziali. Il capo di stato uscente, Goodluck Jonathan, cristiano del sud, correrà per la rielezione e probabilmente la centrerà, anche perché nel nord a maggioranza musulmana, proprio l'epicentro del terrore scatenato da Boko Haram, sarà impossibile allestire seggi elettorali. Matteo Renzi, che oggi pomeriggio sfilerà a Parigi, ieri ha replicato al leader della Lega Matteo Salvini, che aveva duramente criticato la politica del governo sugli islamici della porta accanto. La nostra identità è un valore da difendere, ma lontano dai toni cialtroneschi, ha detto il Premier. Tra qualche ora Matteo Renzi sarà a Parigi per partecipare alla grande sfilata contro il terrorismo, insieme a tanti altri capi di governo e di Stato. Quanto successo in Francia scuote anche la politica italiana. Il Premier all'Università di Bologna dice: chi ha ucciso lo ha fatto per mettere in discussione l'identità stessa dell'Europa, e l'identità è un valore da difendere, ma lontano da toni cialtroneschi di chi contrappone il concetto di identità a quello di integrazione. L'accusa del Presidente del Consiglio va dritto verso chi sembra l'unico bersaglio interno possibile, Matteo Salvini, che infatti aveva dichiarato «islamici tagliagole della porta accanto». E domani, invece, Renzi parlerà all'Europarlamento di Strasburgo, dove farà il bilancio del semestre europeo a guida italiana, ormai chiuso. Un intervento che segnerà anche l'inizio del countdown per le attese dimissioni di Napolitano, che dovrebbero seguire a stretto giro.
Poi tutta la politica italiana sarà di nuovo, quasi 2 anni dopo, catapultata nel difficile girone dell'elezione del nuovo capo dello Stato, che però Renzi prevede tutta in discesa. Infatti annuncia: avremo un nuovo presidente già al 4° scrutinio, quando baserà la maggioranza assoluta e non più quella dei 2/3. Anche se il premier ripete il suo auspicio, il capo dello Stato dovrà essere eletto con la più ampia maggioranza possibile. Dialogo aperto a tutti, dunque ad iniziare da Forza Italia. Anche se esclude uno scambio con Berlusconi, che continua a puntare sulla sua piena riabilitazione politica, Berlusconi, assicura Renzi, sconterà la sua pena per la sentenza Mediaset fino all'ultimo giorno e non cambieremo la legge Severino sull'incandidabilità. La cronaca adesso: la compagna di Pino Daniele, Amanda, dopo le accuse e l'apertura dell'inchiesta per omicidio colposo, interviene per fare chiarezza sulle ultime ore del cantautore napoletano. Mi ordinò lui di portarlo a Roma, ha detto. Fu Pino a ordinarmi di portarlo subito a Roma. Amanda Bonini, compagna di Pino Daniele, racconta la sua versione sulle ultime ore di vita del cantautore napoletano, a cui era legata da 2 anni. Quella sera è entrato in macchina con le sue gambe, dopo aver parlato anche con il suo cardiologo. Ho fatto quello che mi ha ordinato di fare, spiega la donna, che cerca di mettere un punto ai dubbi mossi dalla famiglia del cantante su quel lungo viaggio fino a Roma per raggiungere l'ospedale Sant'Eugenio dal Casolare in Toscana, dove vivevano insieme. Ora Amanda Boni, senza Pino, dice che potrebbe lasciare quella casa, che peraltro ha trovato svaligiata dai ladri al ritorno dai funerali. Intanto Fabiola Sciabarrasi, la seconda moglie di Daniele e madre dei suoi 3 figli più piccoli, legata a lui per 20 anni, dice che è ancora presto per parlare del testamento dell'artista. Le sue ceneri sono state riconsegnate alla famiglia, che ha però deciso di esporle a Napoli al Maschio Angioino fino al 22 gennaio per permettere ai tantissimi fan di Pino Daniele di stringersi a lui per l'ultima volta. Poi saranno tumulate in Toscana, al cimitero di Magliano, come aveva chiesto il cantautore. Il cinema italiano piange Francesco Rosi, regista dell'Impegno Civile, scomparso ieri a 92 anni. Era considerato uno dei grandi padri del nostro cinema. Sentiamo. Cinema come politica negli anni difficili ed esaltanti del dopoguerra. Francesco Rosi, classe 1922, tra i più grandi del mondo, dice Paolo Sorrentino, sarà ricordato soprattutto per aver inventato il cinema d'inchiesta. La Sicilia, prima, Portella della Ginestra, La Mafia e lo Stato, con Salvatore Giuliano, 1962, Orso d'Argento a Berlino. Poi l'anno dopo, Il ritorno nell'amata Napoli, con Le mani sulla città, film capolavoro scritto a 4 mani con Raffaele La Capria, con cui giravamo come trottole per Napoli, giorno dopo giorno, per tirare fuori una storia appassionata. E quella storia appassionata vincerà il Leone d'Oro a Venezia, anche se metà della platea applaudiva e l'altra metà fischiava forte. Cinema che divide, un'incursione più reale della realtà, tragica bellezza nell'età del boom e dei palazzinari, innovazione e impegno civile, la strada maestra di Rosi. Combattivo, coraggioso, coerente, dice l'amico di una vita, Giorgio Napolitano. All'inizio dei 70, l'altro straordinario racconto inchiesta, impreziosito da un Gianmaria Volontè in stato di grazia, il caso Mattei, che vincerà la Palma d'Oro a Cannes. E quando negli 80 proverà Rosi a cimentarsi con La Tregua di Primo Levi, dovrà abbandonare il progetto per 10 anni dopo il suicidio dello scrittore. Poi tanto teatro, quello partenopeo con le commedie di Edoardo, nel 2012 Il leone alla carriera, inevitabile ciliegina sulla torta per chi ha saputo raccontare questo paese con la testa e con la pancia. E siamo al calcio, finiscono in parità i 2 anticipi della 18ª giornata, Sassuolo Udinese e Torino Milan. I rossoneri falliscono un'altra occasione per avvicinarsi alle zone alte della classifica. Un pari che va stretto al Torino, quello maturato contro un Milan ancora convalescente, ma che ha dovuto giocare metà partita in inferiorità numerica. Eppure il fallo da rigore di Glick su Jeremy Menez dopo soli 2 minuti, che permetteva al francese di portare in vantaggio i rossoneri dal dischetto, lasciava presagire a una serata favorevole. Con Niang all'esordio stagionale da titolare e l'ex Granata Cerci in panchina, il Milan ha dovuto invece subire la rabbiosa reazione dei Granata, pericolosi in più occasioni ma anche imprecisi, a conferma di come il loro attacco sia il meno prolifico
qualifico del campionato. In pieno recupero del primo tempo, l'episodio che ha contribuito a cambiare la storia dell'incontro, con De Sciglio espulso per doppia ammonizione e con Inzaghi pronto a togliere Nian, lasciando solo Menezzi in avanti. Nella ripresa, assalto di un Torino furente, ma anche meno lucido sotto porta, col Milan a difendersi con qualche affanno e il solito Diego Lopez insuperabile tra i pali. Ma dopo la grande occasione sciupata in diagonale da Menassi, è giunto lo stacco aereo vincente di Capitan Glick, che ha regalato al Toro il meritatissimo pareggio e a Inzaghi molti motivi su cui riflettere. 1-1 anche nell'altro anticipo tra Sassuolo e Udinese, padroni di casa in vantaggio col solito Zaza grazie a un imperioso stacco di testa. Il pari dei friulani ha visto la firma di Cyril Terreau con un diagonale imparabile. Lo stesso francese a inizio ripresa ha sfiorato il clamoroso 2-1, imitato poco dopo proprio da Zaza, che di occasioni per il vantaggio del Sassuolo ne ha create addirittura due. Il testa a testa è proseguito sino al fischio finale con l'udinese Bruno Fernandes, che ha sprecato da ottima posizione, mentre sul fronte opposto la girata di Berardi è stata respinta dal portiere Consigli con l'aiuto del palo. E la 18ª giornata oggi propone due sfide d'alta classifica. Alle 15 in uno stadio olimpico blindato si gioca il derby di Roma e stasera alla San Paolo di Napoli va in scena Napoli-Juventus, rivincita della Supercoppa italiana giocata a Doha a fine dicembre. Il primo pensiero di Rudy Garcia non è dedicato al derby, ma alle vittime del raid terroristico di Parigi. Il tecnico francese della Roma ha fatto trovare su ognuna delle sedie riservate ai giornalisti una matita in ricordo della strage al Charlie Hebdo. Ma con il calcio torna al pensiero fisso dello scudetto. Noi vogliamo essere primi dopo questa partita. Vuol dire che anche non sappiamo se ci sarà per alcune ore o per una settimana almeno. Vediamo, ma il nostro obiettivo è vincere questa partita. Per Pioli sarà la prima volta, non vuole snaturare una squadra che dimostra sempre un atteggiamento offensivo. Punta sulla rivelazione Felipe Anderson e su un gruppo che vede molto pronto. Perché ho visto una miscela tra concentrazione e tensione di quella giusta. 18 giorni dopo la Supercoppa di Doha, la Juventus si ritrova al Napoli, nello stadio San Paolo, che per i bianconeri è diventato un vero tabù. Dal 30 settembre 2000 che non vince a Napoli, quindi magari domani potrebbe essere la volta buona. Non è semplice, perché vincere a Napoli non è mai semplice, però abbiamo tutte le carte in regola e le qualità per farlo. Per il tecnico la Juve attuale non ha problemi, nonostante alcuni cali di tensione preoccupanti, confermata la formazione anti-Inter. A Napoli soffia un vento di ottimismo dopo gli ultimi risultati positivi che hanno riproposto ad alto livello Amsic, Callejon e soprattutto Higuain. Già con la Roma la squadra di Benitez aveva regalato una prestazione di rango, stavolta l'allenatore fiuta anche l'empatia con l'ambiente. Io vedo che i tifosi hanno fiducia nella squadra, vedo che i tifosi pensano che se puoi vincere questa partita è dopo guardare avanti per scudetto. Io credo che loro devono sognare, loro devono avere questa mentalità positiva e io devo avere equilibrio. È davvero tutto, per gli aggiornamenti come sempre vi ricordo il nostro sito in sovraimpressione, fra poco il meteo con Paolo Sottocorona, poi a seguire il dibattito di Omnibus condotto da Alessandra Sardoni. Buon proseguimento e buona domenica.